Ciao a tutti, io sono Antonio Certosi, se non l'avete ancora fatto mettete mi piace alla mia pagina su Facebook e iscrivetevi al mio canale facendo clic su iscriviti qua sotto. Oggi faremo un video totalmente diverso, nel senso che voi sapete che io ho lanciato da poco questa nuova rubrica Amare la propria città, riferito chiaramente alla città di Monza e non solo. E oggi, come potete ben vedere, non parliamo di calcio perché siamo qui all'Osteria Magenta, Osteria Magenta 7, come potete vedere, dal mio carissimo amico Antonello La Rocca. Vieni Antonello. Ciao Antonio. Ciao. Come va? A Ciao a posto. tutti. Allora Antonello, vogliamo sederci sul Sì, tavolo? sediamoci. Possiamo? Comodo. Ok, grazie. Io mi metto dall'altra parte allora. Sì. Antonello, una passione è quella tua per la cucina che parte da lontano, giusto? Sì, parte da, si può dire, un sassolino che avevo nella scarpa fin da ragazzino. Quando uno è pieno di sogni, che pensa di poter fare mille cose, e poi è un progetto che comunque si è sviluppato dopo i 40 anni abbondanti, quindi è una roba tra virgolette recente, visto che ne ho 53, insomma, è una roba di 10 anni fa, ecco, partiamo così, che il sogno si è concretizzato da poco, insomma. Certo, visto anche che però è aperto ormai da 2 anni, diciamo. Sì, ad agosto, a fine agosto di quest'anno facciamo 2 anni che siamo aperti, con gli alti e i bassi, però ci riteniamo abbastanza soddisfatti. Certo, Osteria Magenta, come mai osteria, ma poi che tipo di cucina fai? Allora, l'osteria perché deve essere un qualcosa di molto semplice, molto alla buona, cioè il concetto è quello di dare l'idea di trovarsi a casa, in un ambiente confortevole, semplice, pulito, adatto sia a giovani, meno giovani, famiglie, coppie, insomma un po' a tutti. Certo, se noi però scorriamo nel menu, dato che comunque questa non è la prima volta che vengo a mangiare qui, se noi diamo un'occhiata al menu, vediamo che ci sono tutti i piatti italiani. Ecco, Sì. quanto è importante secondo te la cucina made in Italy, soprattutto in questo paese, ma non solo? Allora, noi siamo, penso, di noi italiani ci possono dire di tutto, criticarcelo, ma sulla cucina è forse una cosa dove dobbiamo andare fieri e questo nel mondo lo sanno, forse gli fa anche un po' invidia. E, quello che faccio io è la classica cucina italiana, quindi piatti dalla carne al pesce. Il mio tema principale è la polenta, sviluppata, abbinata appunto ai piatti. E niente, sono piatti che bisogna provare comunque. Cucina molto semplice, molto, come dire, della nonna, fatta a modello casalingo, ecco. Certo, cucina Made in Italy. E se ti dico proprio appunto sul Made in Italy, il nome della nostra rubrica, Amare la propria città, che cosa ti viene in mente? Allora, sono nato e cresciuto a Monza. E Monza l'ho vista quindi evolversi, insomma, nel bene e nel male, l'ho vista evolversi in questi 50 anni della mia vita. Monza è veramente una bellissima città, è veramente bella, bella, bella. Probabilmente anche storicamente, se qualcuno va a leggere un pochettino indietro, trova degli scritti, insomma, dei libri dove Monza aveva il suo castello, che purtroppo non è rimasto più niente. È rimasto, vabbè, il Duomo bellissimo col suo museo, l'Arengario, insomma, è piena di passato storico, e però secondo me andrebbe un attimino spinta di più sotto questo punto di vista, cioè renderla ancora più turistica. Sicuramente abbiamo l'influenza di Milano, che è molto vicino, e quindi non so se è un bene o un male, però il monzese dovrebbe cercare di essere un pochino più orgoglioso personalmente della sua città e cercare di farla conoscere un po' di più, sia con i piatti, ma con qualsiasi cosa che c'è intorno a noi. Monza, chi viene a vedere Monza, vede che è una bella cittadina, un bel gioiellino. Certo. Quindi basterebbe ancora quel poco di più per fare una cosa che mi piacerebbe dire: speriamo che ci sia la metropolitana, così non i monzesi o i brianzoli vanno giù a Milano, ma ci può essere anche il discorso contrario, che i milanesi vengono a vedere Monza, Villareale, insomma tutto quello che abbiamo. Certo, una città turistica, Sì, che non Monza. sia soltanto l'autodromo, perché Monza non è solo l'autodromo, è tanta altra roba, Esatto. tanta altra roba. Esatto. Bene, e altra cosa, quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi quando uno apre un ristorante? Uno apre un ristorante perché, secondo te, e quali sono gli aspetti positivi e negativi? Allora, apri un ristorante per la passione. La prima cosa che è la passione che ti spinge a fare certi passi. Quello che poi spero che, insomma, questo ristorante riesca a ottenere, a fare, è quello di, appunto, di trasmettere ancora la
la cucina italiana agli italiani, perché quello che sto notando, sarà un mio punto di vista, è che man mano, soprattutto i giovani, stanno man mano un pochettino snobbando quella che è la cucina italiana per dirigersi verso una cucina più etnica, diciamo straniera, che è buonissima, per carità, non voglio, però non dimentichiamo i valori della nostra cucina. Uno se la può benissimo fare a casa, anche se ormai si è diventati molto piri. Confermo. La gente arriva tardi, stanca, non c'ha voglia, ha altri impegni, e quindi è più facile prendere e uscire, andare a mangiare fuori. Però non dimentichiamo che proprio perché la nostra cucina è la numero uno al mondo, noi stessi in Italia dobbiamo cercare di renderla viva, non che sia una roba solo per gli stranieri quando vengono in Italia a mangiare, e niente, quindi teniamo vivo il Made in Italy, ecco. Perfetto, vuoi lanciare un messaggio prima di concludere l'intervista? Messaggio è un grosso augurio a tutti quanti, un grosso augurio alla mia città, e a chi ci vive, a chi ci lavora, a chi ci studia, a chi la frequenta, a chi non la conosce, sperando che possa essere anche questo un mezzo, un canale per incuriosire chi non conosce Monza, o spingere chi la conosce a scoprirla ancora di più. Perfetto, lancio io un ultimo messaggio, ragazzi. Allora, continuate a seguirmi e a seguirci, a seguire il mio canale soprattutto, e soprattutto venite a trovare Antonello, che veramente fa una cucina e fa dei piatti che sono veramente strepitosi. Grazie. Che meritano molto, e anche il rapporto qualità-prezzo è veramente ottimo, per cui venite a trovare Antonello al suo ristorante Osteria Magenta in via Magenta 7 a Monza. Bene, piaciuta l'intervista, Antonello? Bellissima, perfetto. Sintetica, concisa e molto... Perfetto, un caloroso saluto a tutti gli abitanti di Monza e a tutti i miei amici biancorossi. Ciao ragazzi! Grazie, ciao a tutti! Ciao a tutti!